Ciao a tutte, allora faccio questo breve video prima del vero video per annunciarvi che sono stata candidata ai Web Show Awards e vi prego, ve ne prego, di mettere il like sotto la mia candidatura. Per favore, facciamo in modo che noi giallicorni saliamo almeno sul palco dei Web Show Awards. Siamo tutti insieme, un like non costa nulla, spargetelo amici, familiari, tutte le persone. Spero che mi voterete e se mi voterete succederanno cose veramente molto carine. Ciao a tutti giallicorni e benvenuti in un nuovo video! Yeah! Viva i video! Oh! Viva i video! Oh! Viva i video! Oh! 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 Ok, niente. Il bello dei video haul è che comunque sono video in cui mostri roba che hai comprato, quindi sei felice, ma di questo video haul che tutta la felicità causata da esso è andata via dal momento che sono cose che sono qui da agosto, ormai sono tipo agosto, settembre, anche in fine luglio, quindi ormai. Ho preso questa borsa qua, che è una borsa stile Chanel molto carina perché si può usare sia a tracolla così, sia così, oppure metti la catenella dentro, la usi così. Carina, l'ho presa in un negozio della mia città e quindi ed è costata 19 euro. Mi serviva una borsa nera per l'inverno, siamo andati all'outlet, c'era il negozio di Michael Kors, e ho preso questa borsa qua, che è una borsa bellissima, a me piace tantissimo, e ha questo particolare in argento e non in oro, e lo preferisco mille volte. Mi servirebbe un'altra borsa nera perché la mia pochette che mi hanno inviato i cinesi ed è durata 2 anni, si è rotta e non ha più il legaccio qui, vedete? Quindi mi urge una nuova pochettina, ma questa qua mi piaceva così tanto. Nel video haul di Amsterdam e Londra vi avevo detto che facevo un back to school con le cose che avevo comprato, ma dal momento che non ho comprato niente, ho dato tutte le robe dell'anno scorso, neanche i quaderni ho comprato, ve li faccio vedere qua. Ho preso un quaderno che non ho qui purtroppo e poi questi due set di temperino, gomma e matite e penne, e sono in tinta tutte queste, vedete che sono tutte due in tinta, sono in tinta anche col quaderno. Da Wacom ho preso questa tinta per labbra rossettino che è molto difficile da applicare, quindi se siete alle prime armi non prendetelo, ed è numero 13 vinaccia, e questo top coat viola da mettere sopra il mascara è della cosa più bella che potessi mai comprare. In totale ho speso sui 13,50 euro, quindi neanche troppo. Da MAC ho preso un rossetto che cercavo ed è sold out ovunque, sono riuscita a prendere l'ultimo, il Matte Royal, ed è un rossetto blu. Allo spaccio dell'Adidas ho preso due crop top sportivi, questo qua che è fatto così semplicissimo con l'allacciatura dietro così, e per chi me lo chiedesse, no, non faccio attività fisica ma lo metto durante educazione fisica a scuola e l'ho comprato perché va di moda, se faccio schifo lo so, uccidetemi. Poi ho preso questo qua, sempre dell'Adidas, perché era bellissimo, raga. Per la festa del mio network sono andata da Brandy & Melville e ho preso questo top che è incrociato sul davanti, molto scollato però, e credo che sia la cosa più bella del mondo. Mi è piaciuto tantissimo, soprattutto per questo color vinaccia. Ho preso una S. Da Telly Welly a 15 euro ho preso questo crop top, che anche questo è strascollato, ed è fatto così, ha questa scollatura V profonda, con questi spacchi qua, e vi dirò anche dietro è fatto così, eh. È fatto così sia davanti sia dietro, la particolarità dietro è che è chiuso così ed è per questo che l'ho comprato. Ad Alassio c'è un negozio che si chiama Mixery e ho preso questa gonna semplicissima nera a ruota che va bene sia d'inverno sia d'estate, d'inverno con la calzamaglia, d'estate senza. Ho preso la M, da Telly Welly ho preso un'altra gonna, che è questa gonna qua, che è stupenda perché è tutta di rete, e poi verso il basso c'ha un'altra retina che vi lascia la pelle a retina, ed è la cosa più carina del mondo, mi è piaciuta veramente tanto appena l'ho vista, ed è costata 13 euro. Ad Amsterdam l'ultimo giorno, oltre ad aver preso il libro, che se scorrete le mie foto di Instagram lo trovate, ho preso anche un bustino, che sarebbe questo bianco qua, che con la luce non vedete, no, eccolo, questo bianco qui, ed è bello perché la chiusura praticamente è come quell'altro crop così, e le spalline potete toglierle e metterle, ma io solitamente le metto perché mi piace di più, a me piacciono tanto le spalline, ed è costato sui 22. Da Telly Welly in sconto ho preso questo qua, che è anche questo un crop top con le finte pietre disegnate sopra, con le spalline che potete togliere e mettere, e dietro è
elastico, quindi si adatta a ogni tipo di corpo. Era in sconto, l'ho pagato 9 al posto di 19. A Roma c'è questo negozio che si chiama Antea, che è, se vai da Piazza del Popolo, è uno dei primi, che io ci vado sempre quando vado a Roma. Ci sono andata 3 volte a Roma, ma ci vado sempre perché è bellissimo. E ho preso questo tubino nero, vedete, un tubino nero abbastanza corto, molto corto, con la scollatura qua molto elegante a V e il fiocchetto davanti, e mi è piaciuto veramente tanto, costava 25 euro, ed è un vestito molto 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 elegante secondo me. Potete metterlo sia per le feste yoye ma anche per una cena di Natale con i vostri parenti. Intanto si è creata qua la marmaglia. E per ultimo, sempre da Rastro, nel negozio che si chiama Mixer, io ho preso questo vestito che ho messo a Ferragosto, ed è questo vestito qua, sempre molto corto, fatto tutto di pizzo, con la particolarità di avere le maniche lunghe in pizzo, quindi anche questo sia d'inverno sia d'estate è perfetto, e l'ho pagato anche questo sui 20. Questi erano i miei acquisti, spero che vi siano piaciuti, mettete un like e al prossimo video, ciao!